leggendo sul New York Times che parlava di questa tragedia del Titanic nel 1912 e io ho l'onore di avere qui i capitani del Titanic, abbiamo Gepeto e Antonio Orler che sono qui con noi. Voi siete così alti che forse l'iceberg potevate avvistarlo molto Molto prima presto. e comunque purtroppo non l'avete fatto. Gepeto, io ti conosco, però raccontaci, tu sei un performer ma anche un insegnante. Raccontaci chi sei. Io sono Gepeto, sostanzialmente un attore. Ogni tanto siamo incrociati anche come regista. E niente, in questo caso sono, continuo a essere un attore perché performer è una cosa più importante, loro lo sono molto Però più. canti. Sì, da attore, ecco, mettiamola così. Loro invece sono molto più capaci nelle tre cose, anche perché ho una provenienza più classica. Classica. In questo caso sono il capitano Smith, che è l'unico personaggio veramente, no, perché Ismay, eccetera, però il più famoso di quelli storici, realmente esistito. Il super capitano dell'epoca, forse uno dei più grandi della storia di questo tipo di lavoro, era una star vera, cioè il più importante del mondo, il più pagato in assoluto. Quindi vabbè, è stato molto bello in realtà studiare questo genere di ruolo perché c'è stato tanto materiale per entrarci dentro e come vedi per cercare di avvicinarmi anche La fisicamente. figura del lupo di mare Un proprio. pochino, sì. Tra l'altro, quindi il capitano voleva chiudere in gloria la sua carriera, probabilmente con Sì, Titanic. voleva chiudere, sì, in gloria, voleva chiudere la sua carriera gloriosissima, voleva chiuderla, si dice, sì, con tantissime cose, questa è una di quelle. Poi sì, è tutto molto strano, onestamente, nel senso che poi più entri dentro le cose, meno capisci. Perché ci sono tanti segnali, tante cose. C'è un libro scritto 12 anni prima che raccontava quello che sarebbe accaduto 12 anni dopo alla perfezione, che si chiama Futility. Io ho riflettuto su tante cose rispetto al percorso di questo personaggio. Poi, a un certo punto, chiudi il programma, impari la memoria e fai quello che dice il regista sostanzialmente. Però è stato bellissimo entrarci dentro e adesso è bellissimo uscirci per andare in scena e fare quello che Sei dice andato il proprio a regista. cercare quindi delle cose storiche? Sì, assolutamente, sì. No, vabbè, a parte cose storiche, è noto che è stato scritto un libro che si chiamava Futility, che parlava di un transatlantico di nome Titan che è affondato andando contro un iceberg. E 12 anni dopo è accaduto esattamente la stessa cosa. Rispetto a quanto questo personaggio fosse dentro a tutte le cose del mondo, perché frequentava i personaggi più ricchi, più colti dell'epoca, viene strano pensare che lui non l'abbia letto, ad esempio. Quindi è tutto molto strano dal punto di vista attoriale. Però sostanzialmente anche c'è questo lato rispetto al musical, mi insegni che in fondo è entertainment, quindi dobbiamo un attimino No, ma è anche. bello sapere che comunque gli interpreti vanno ad approfondire, perché non tutti lo fanno. Ma io questa è la mia provenienza, cioè per questo che io non, insomma, quindi per me è inevitabile. Quindi tu quando sei arrivato ai provini avevi già in mente di fare questo ruolo? Diciamo che in questo caso specifico il regista aveva già in mente me per questo ruolo, mettiamola così. Aveva visto anche in stage. Sì. No, poi con Federico ci conosciamo da tanti anni perché fin da Pinocchio Sì, lui mi era ricordo. di Io adoravo il Saverio. brano di Pinocchio. Una scena bellissima, quella dei burattini. Quindi ci conosciamo da tanti anni, Quindi è insomma. partito diretto Sì, e. poi comunque anche la parte, insomma, aveva. Ha dei puntelli dentro i quali io posso starci, insomma, diciamo che non ha una tessitura vocale stratosferica, non devi essere un danzatore bravissimo, quindi in qualche modo c'entravo dentro e all'interno della costruzione di un personaggio vero, l'ho pensato a me, ma
è andata così, voglio dire, capitava, ma anche altre persone avrebbero fatto benissimo. Comunque, abbiamo anche l'altro capitano, Antonio Orler. Ti ho visto in stage l'anno scorso, ma sì, io molto prima mi ricordo che tu eri anche nel cast di Giulietta e Romeo di Cocciante. Sì. Eri giovanissimo, sei più vecchio. Vabbè. È cresciuto. Lui è cresciuto. Allora, racconta un po' chi sei anche tu. Io, ok, sono Antonio Orler. In questo spettacolo faccio l'ufficiale William Murdoch, che è il primo ufficiale del Titanic. E niente, praticamente io ho fatto parte del workshop prima da maggio, quando abbiamo fatto il workshop, però lo facevo l'ensemble e niente, ad agosto ho ricevuto la chiamata di Federico che mi diceva: Antonio, mi piacerebbe farti fare William Murdoch. Quindi insomma, una bella soddisfazione, perché al di là che l'anno scorso comunque ho avuto modo di sperimentare un ruolo come quello di Eddie in Sister Act, però da cover, sì, però da cover, qui invece ho la possibilità di crearmi un mio personaggio, un mio ruolo, e di svilupparlo e di andare a trovare sempre di più sfumature sempre più giuste, sempre più adatte per quello che devo fare, anche perché questo ruolo è molto particolare, nel senso che, come ha detto Federico, come il titolo di questo musical che è Titanic, il racconto di un sogno, ognuno ha un proprio sogno. Quindi? E quindi è il mio di sogno è quello di diventare un capitano. In base alla storia che io ho visto, che ho letto di Murdoch, perché anche William Murdoch è un personaggio realmente esistito, in base alla sua storia, in base alla mia visione del personaggio, lui è un po' frustrato, nel senso che è una persona molto agitata, che vuole fare sempre tutto bene, tutto molto quadrato, e nel momento in cui è colpa sua che il Titanic sì, è andato contro l'iceberg, perché nel momento dell'affondamento c'era lui al comando, inizia a sentirsi ancora di più i sensi di colpa, che poi dopo la porteranno a suicidarsi alla fine dello spettacolo. Però insomma, questa cosa non è per niente semplice, perché devi entrare in una psicologia comunque malata, di una persona malata, che poi lo porta appunto a togliersi la vita in una situazione del genere. Sei più cantante, poi, attore? Io parto come formazione da cantante. Dopo, praticamente dopo che partivo come cantante, semplicemente ho iniziato a studiare canto. Anzi, in realtà dall'inizio ho iniziato a studiare violino e pianoforte, quindi all'inizio pensavo di andare molto più sul classico. Poi dopo, appena ho scoperto il mondo del musical, ho detto no, aspetta un secondo, adesso provo ad andare in un'altra direzione, e ho studiato canto, ed è una decina d'anni che studio canto, e poi dopo però mi sono reso conto, nel momento in cui ho visto i musical che ci sono a Londra, i musical che ci sono comunque qui in Italia, molto, molto belli, mi sono reso conto che il canto non è l'unica cosa. Devi essere, prima di tutto, devi essere un attore, devi poter esprimere quello che hai, quello che dici. E poi in più devi anche saper ballare, devi saperti muovere anche un minimo, nel senso, non dico di essere questo grandissimo ballerino, però insomma ho cercato sì, insomma, di cavarmela e di studiare anche su quello. E basta. Bene, ecco. E quindi questi sono i due capitani. Però il cast è molto, molto folto, molto nutrito, e adesso andiamo a conoscere insieme.